Ciao ragazzi! Allora, in questo video vi parlo di un altro pittore che ho scoperto pochi giorni fa attraverso un video che vidi su Federico Zeri che mentre controllava le attribuzioni delle opere d'arte, l'ho scoperto grazie a questo video qua. E Antonello Falcone è un pittore abbastanza noto perché è un pittore napoletano del 600, quindi avevo voglia di raccontare. Dunque, di Antonello Falcone, appunto, vi ripeto che l'ho scoperto grazie a questo video con Federico Zeri. E grazie a questo video poi ho fatto tutta una ricerca per conto mio su chi è Antonello Falcone, eccetera. Che è stato anche bello soddisfacente questa ricerca che ho fatto. Questo per cambiare di secolo, sempre Ah, rimanere a questo è lui. stato attribuito anche a Ludovico Lana Sì? e poi ad Aniello Falcone. Sì? Io credo che sia Falcone Ah, questo qui. credete che sia? Sì. Per me è un quadro napoletano questo qui. Sì, molto bello. E credo che siano tutti ritratti questi. Sì, I Aniello nomi più Falcone. diversi sono stati fatti. Da Sversa a Luca Sì, Giordano. ma io mi ricordo che questo qua a un certo momento è stato detto modenese, tipo Ludovico Lana. No, ma è Aniello Falcone questo qui. Ma in che condizioni è il quadro? Buona, buona, un po' Sì, naturalmente il fondo c'è che. qualche un tono. Sì, direi che è Sì, piuttosto la foto che dà questo. questo. Perché lavorate così bene con delle Vabbè, foto insomma, bianche eh, e nere? Ah, poi perché i il colori video va secondo me. avanti, però fondamentalmente la parte importante che ha detto Federico Zeri è questo. Allora, chi è questo Antonello Falcone? Aniello Falcone. Dunque, è stato un pittore italiano che è stato figlio di commercianti, contemporaneo di Velázquez, al quale spesso viene paragonato per la potenza espressiva delle sue opere. Va ricordato che nella sua bottega napoletana Aniello Falcone accompagnava i giovani interessati all'arte e insegnava loro i segreti e le tecniche della pittura, trattandoli sempre con gentilezza quasi paterna. Nella sua bottega si formarono artisti come Micco Spadaro, quale io Se guardate nel video, in uno dei video precedenti, ho spiegato chi era Micco Spadaro. Poi Salvatore Rosa, Luca Forte e moltissimi altri. Molti dei suoi allievi aderirono poi a questa compagnia molto particolare, si chiama Compagnia della Morte, creata da Aniello Falcone. Per vendicare, ecco, questa è una storia particolare, è stata creata questa compagnia per vendicare un amico morto per mano di uno spagnolo, perché gli spagnoli nel 600 avevano occupato Napoli, con l'improbabile scopo di uccidere tutti gli spagnoli di Napoli. Di questa compagnia fece parte anche Masianello, con gli esiti passati alla storia. Oltre a questo, dopo quasi un anno di rivoluzione nel regno di Napoli, Falcone ritornò sotto, cioè la città, ritornò sotto dominio dei spagnoli e la Compagnia della Morte si dissolse. Cosa succede poi? Che Aniello Falcone sparì dalla circolazione e la sua bottega fu sostituita dal più noto pittore Luca Giordano. Di Aniello Falcone rimane una volta affrescata nella sacrestia della chiesa del Gesù Nuovo a Sacra Napoli nel 1652, e come per Micco Spadaro, lui si specializzò in determinati temi. In questo caso, Aniello Falcone si specializzò nelle battaglie dell'epoca del 1600. E niente, questo è tutto su Aniello Falcone. Bene, ragazzi, con questo video è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate di Aniello Falcone. Vi ricordo che comunque questo pittore l'ho scoperto grazie a questa attribuzione, questo lavoro di attribuzione che fece Federico Zeri. Quindi questo è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video. Ci vediamo alla prossima e ciao.